spazio alla rassegna stampa in compagnia di Davide Giacalone. Buongiorno Davide. Buongiorno, eccoci qua. Bentrovato Davide. Partiamo oggi dalla prima pagina della Repubblica, che titola così: Draghi, due punti, pandemia quasi finita. Con 6 miliardi di vaccini nel mondo il virus è sotto controllo, è un virgolettato. Brusaferro dice numeri in calo ma prudenza, ancora senza immunizzazione 8,5 milioni di italiani, a sorpresa ogni 10 Novax 2 sono trentenni. Ti domando, questo titolo, pandemia quasi finita, è un titolo pericoloso? È un titolo sbagliato, nel senso che non è vero, non lo ha detto. Adesso vi leggo esattamente quello che ha detto il Presidente del Consiglio, poi ciascuno si faccia la sua idea. Abbiamo somministrato nel mondo, naturalmente, più di 6 miliardi di dosi di vaccino in tutto il mondo. I nostri sforzi congiunti ci hanno aiutato a portare la pandemia sotto controllo in molti paesi e ci danno la speranza che la sua fine sia finalmente in vista. Da qui a dire quasi finita. Tant'è vero che contemporaneamente il governo ha aperto la campagna per le terze dosi a chi ha più di 60 anni, che se fosse quasi finita probabilmente sarebbero quasi inutili, invece non lo sono per niente. E a tal proposito, diciamo, archiviando... capisco fare i titoli per attirare l'attenzione, però poi c'è il rischio che scappi la frizione. Però diciamo, c'è una questione di sostanza importante, leggo sul Corriere della Sera, che relativamente alla decisione, alla possibilità di fare contemporaneamente un viaggio e due servizi, il vaccino anti-Covid e anti-influenzale, Lombardia sì, Sicilia no, cioè nel senso che in alcune regioni sono già pronti con questo, in altre no. Questo evitiamolo, c'è un commissario, affidiamo al commissario l'intera faccenda vaccini, non solo quella del Covid, perché non deve essere, non può e non deve esserci differenziazione e disparità a seconda di dove ti trovi a vivere. Assolutamente sì. Infatti, in realtà, l'apertura del Corriere, andiamo a dare un rapido sguardo anche all'apertura, dice: la terza dose sessantenni e poi buoni dati Draghi, grazie ai vaccini, forse in vista la fine della pandemia. Decisamente più cauto il Corriere, però al centro pagina c'è anche la fotonotizia: a Muratov e Ressa i complimenti di Putin, il Nobel ai giornalisti che difendono la verità. Come spesso capita, c'è un po' di festeggiamento, anche, diciamo, ma anche un po' ipocrita, no? Quelli che veramente sono commoventi sono quelli che, facendo il giornalista, dicono il Nobel a due colleghi. Adesso, voglio dire, sì, cioè, è vero che esistono le categorie, però questi due Nobel sono indirizzati a significare una cosa, che la libertà, un po' come l'aria, se ne avverte il valore quando manca. E fare, non è che uno dice di mestiere che faccio il giornalista, quindi sono un loro collega, no? Perché non è esattamente così. Una cosa è fare, diciamo, i cantastorie in paesi liberi, e un'altra cosa è fare svolgere quell'attività in paesi dove quella libertà non c'è. Ed è molto importante, anche molto interessante, che Muratov proprio ieri abbia detto: grazie per il Nobel, ma lo avrebbe meritato Navalny. Navalny è in carcere in Russia oggi. Ricordiamocene per essere meno ipocriti. Dice: vabbè, ma io che c'entro? Io che posso farci? Sono nato in Italia o in Germania o in Francia. Questo problema ad oggi non c'è. Sì, questo problema ad oggi non c'è, però tu te lo devi porre per quelli che ce l'hanno. E non è che se ricorrono 10 anni dalla morte della Politkovskaja, uno può dire non avrò più relazioni con la Russia perché hanno ammazzato Politkovskaja. Però quando hai relazioni con la Russia hai il dovere di ricordarti che hanno ammazzato Politkovskaja, perché se no vieni meno ai tuoi doveri, e quello poi la celebrazione dei Nobel diventa puramente rituale. Davide, parliamo di Europa in senso lato, perché c'è una crisi politica, scrive così Repubblica. La Polonia sfida Bruxelles e nell'Unione Europea tornano i muri. Da Varsavia un grave attacco, sostegno da Lega e Meloni. 12 paesi chiedono di alzare una barriera anti-migranti. E la questione è proprio questa, i migranti. Allora, sono due questioni diverse che non possono essere mischiate. Quella della Polonia e quella del muro ai migranti. La questione del muro ai migranti, guardate che è veramente singolare. Cioè, da una parte ci sono questi paesi che hanno impedito l'esistenza di una politica europea dell'immigrazione,
perché sono esattamente gli stessi paesi che quando la Commissione ha proposto una divisione degli sbarcati, loro hanno detto no, non se ne parla nemmeno per scherzo, tant'è vero che quella divisione, suddivisione è partita lo stesso, ma su base volontaria. Perché? Perché quei paesi si opponevano, hanno il veto su questa roba. Ora, quelli che si opponevano al veto e alla ripartizione ponendo il veto dicono facciamo il muro. Dall'Italia qualcuno che dice giusto, c'hai ragione, ma noi in Italia il muro dove lo facciamo? Ma dove lo edifichiamo il muro, diciamo, per essere precisi? Ovviamente quella è una cosa che ha un senso, che può, diciamo, si può condividere o meno, esclusivamente per i confini di terra. Quindi comunque devi avere una politica comune dell'immigrazione, perché gli immigrati devono entrare, gli immigrati ci servono. E che problema è capire chi, quanti, con quali caratteristiche, naturalmente nel rispetto delle norme. Ora, la frontiera di terra è comunque un muro immaginario, tant'è vero che tu ti devi fermare, no? C'è il doganiere, tu con la macchina rallenti o a piedi o in treno, il treno si ferma alla frontiera perché potrebbero salire i doganieri e chiedere i documenti. Bene. Quando tu non riesci a far valere la frontiera, il muro immaginario, ti viene in mente di mettercene uno reale, fatto di fil di ferro, di filo spinato, quello che vuoi tu. Ma che io mi debba sentire tutelato dal muro di filo spinato che tu metti a nord sulle frontiere di terra, festeggiandoti dopo che m'hai fregato su quelle di mare, dicendo che i miei non te li prenderai mai, diciamo così, è una bella storia, bella confusione mentale. A proposito del discorso migranti e muro, c'è l'apertura di Libero di quest'oggi. L'Europa dà il via libera ai muri anti-immigrati, l'accoglienza è finita, svolta epocale, 12 paesi guidati anche da socialisti chiedono barriere ai confini, l'Unione Europea sì, è un loro diritto, PD in crisi, anni di buonismo in fumo, lo scrive anche, scrive lo stesso argomento la Stampa, mezza Europa vuole i muri anti-migranti, 13 paesi fondi dell'Unione Europea per blindarci, Bruxelles dice non li avrete, Varsavia sfida per la sovranità, Salvini e Roma, punto di domanda. Adesso cambiamo argomento. Forse Davide voleva aggiungere un commento su quest'ultima parte? Sì, no, la Polonia, diciamo, la Polonia è una cosa completamente diversa da quello rispetto ai migranti. Come vedete, diciamo che il titolo di Libero è surreale quasi quanto quello di Repubblica sulla pandemia, dicendo l'Europa dal via libera. Noi diciamo, vogliamo usare i fondi europei per fare il muro? Possiamo? La risposta no, che sarebbe il via libera, il no. Cioè, comunque. La questione della Polonia invece è diversa, perché una parte, diciamo, degli ex antieuropeisti che poi sotto pandemia si sono convertiti adesso guardano la Polonia, perché c'è un problema con la Polonia che non è un problema con la Polonia nel suo insieme, è la Corte Costituzionale polacca che ieri, l'altro ieri per la precisione, ha detto guardate che il diritto interno nostro polacco è prevalente, prevale su quello dell'Unione, e questa roba qua non va bene, no, perché qualsiasi organizzazione internazionale, qualsiasi, il diritto di quell'organizzazione, se aderisci, prevale. Noi siamo, la Polonia si sente molto difesa dalla NATO, la sicurezza della Polonia deriva dalla NATO, noi aderiamo, noi italiani aderiamo alla NATO, l'articolo 5 del trattato dell'Alleanza Atlantica dice che se un paese aderente alla NATO viene attaccato militarmente tutti gli altri entrano in guerra per difenderlo. Non è che quel giorno la Corte Costituzionale italiana potrebbe dire no, vabbè, sapete cosa c'è? Il diritto italiano prevale e quindi io non entro in guerra a difesa della Polonia. Come la prenderebbero i polacchi? Giustamente, cioè, traditori. Quindi quella roba lì non sta né in cielo né in terra. La Polonia, come tutti gli altri paesi dell'Unione Europea, hanno sovranamente, indipendentemente, liberamente scelto di aderire alle norme della Unione Europea, che firmando i trattati c'è scritto chiaro chiaro come la luce del sole che per le materie di cui è quei trattati il diritto dell'Unione è prevalente rispetto a quelli nazionali. Punto e fine, cioè dopodiché l'unica scelta che possono fare è se rendersene conto o andarsene via, perché non esiste la terra. Quelli che in Italia, in Francia, in Germania, adesso c'è, comincia questa gnagna dicendo ah ora prendete quei polacchi perché sono deboli, balle! Perché uno dei paesi che ha per questa ragione una procedura di infrazione aperta, la Germania, che non mi sembra particolarmente debole, ma siccome la Corte Costituzionale, non il governo,
E ogni volta che tu confondi governo, Corte Costituzionale, giudizio di un tribunale, lo chiami col nome di un paese, Germania, Polonia, fai una gran confusione. La Germania, la Corte Costituzionale sollevò alcuni dubbi e si sono beccati una procedura di infrazione, come è giusto che sia. Certo, adesso come promesso ci muoviamo anche nel campo economico. Leggo l'apertura del Sole 24 Ore. Nel 2023 scatta la global tax al 15%, accordo tra 136 paesi OCSE sulla tassazione minima contro la concorrenza fiscale, profitti delle multinazionali tassati nei paesi in cui vengono realizzati. Esatto, sono 136 paesi su 140, hanno dato la via libera a una tassa minima del 15% per aziende che superino, società che superino i 750 milioni di dollari l'anno di fatturato. Ma si riuscirà a farla valere? La cosa funziona così: nei paesi, noi dentro l'Unione Europea, La fiscalità è considerato elemento di concorrenza, non di convergenza, dai trattati, ecco per l'appunto, diciamo, una prevalenza. Questa concorrenza ha fatto sì che alcuni paesi, per esempio l'Irlanda, hanno una tassazione molto bassa, attirano multinazionali e in questo modo quella multinazionale che ha sede in Irlanda diventa sede dell'Unione Europea e quindi agisce nel mercato interno pagando molto poco di tasse, perché tanto se no in Irlanda non ci andava e gli irlandesi sono tutti contenti. Adesso con questa norma le persone serie, i paesi seri, i paesi affidabili saranno costretti a portarlo a un minimo del 15%, quindi dalle nostre parti questa cosa funzionerà. Sui paesi che invece fanno pirateria fiscale, perché quella dell'Irlanda è concorrenza fiscale, quelli che fanno pirateria fiscale faranno marameo all'accordo con l'OCSE, ma la cosa ci riguarderà da lontano, come dire. Allora, come accennato pochi minuti fa, ovviamente si parla ancora dei Pandora Papers, questi soldi che vanno all'estero, e oggi sull'Espresso c'è un interessante approfondimento proprio anche sui VIP italiani che li hanno portati. Allora, per chi si fosse perso le precedenti puntate, si tratta di un consorzio, una collaborazione fra molti giornalisti nel mondo, hanno raccolto questi dati e poi pubblicato l'elenco di quelli che hanno questi soldi all'estero. Per l'Italia naturalmente ce ne sono alcuni, i più famosi sono calciatori per la verità, quindi insomma diversi giornali hanno pubblicato questa notizia. Tizio, Caio e Sempronio ha i soldi all'estero. Ora vorrei fare osservare che avere i soldi all'estero in Italia è legale. Non è che uno dice è come dire lo nigro ha un conto in banca. Ho capito, c'è un conto in banca, ci ha messo anche un bancomat magari, voglio dire, non è che... Alle mance dei nonni probabilmente, con le mance dei nonni e soprattutto poi per lasciare le mance ai camerieri in modo tale che vengano tassate come dalle recente sentenze della Cassazione. Lo nigro è uno precisino. Ora però il concetto qual è? È molto semplice. Tu prima di sbattere le persone in pagina dicendo hai il conto all'estero, magari dovresti avere la buona creanza di aspettare di sapere se sono lecitamente all'estero, perché se io l'ho dichiarato al fisco e ho detto ho aperto un conto in Irlanda anziché negli Stati Uniti anziché in Cina, è totalmente legale, ma che vuoi da me? Ma che non ti permettere di pubblicare la mia fotografia dicendo ho un conto all'estero. Se invece ho aperto un conto nascondendolo al fisco, e quello si chiama illecita costituzione capitali all'estero, ma quello è un altro discorso, ma nel Pandora non c'è scritto. Quindi, diciamo così, a proposito di quello che dicevamo prima del Nobel, non è che si possa fare sempre l'eguaglianza, colleghi, tra chi fa battaglie di libertà e chi fa i copia e incolla. Sull'argomento c'è anche un richiamo sulla prima pagina del Fatto Quotidiano. Dopo Mancini e Vialli, Bellucci, Raiola e Co, come si fabbrica un trust all'estero? Probabilmente il Fatto dà anche proprio delle indicazioni su come farlo, come consiglio per tutti noi qualora avessimo dei capitali. Abbiamo questa esigenza di far sparire dei fondi cospicui all'estero. Restando in ambito di banche e di soldi, dalla prima del Messaggero, che parte così con l'apertura bolli e licenze, stop ai mini tributi, c'è questa notizia: UbiBanca, i giudici di Bergamo smontano l'accusa, nessuna irregolarità nella gestione. Davide, ricostruiscici un po' la vicenda. Ma lì si tratta di questa banca UbiBanca, il presidente, l'amministratore, quindi Massià e l'avvocato Bazzoli,
al contrario, nel senso che Bazzoli era presidente ma sia l'amministratore, furono accusati di avere raccolto delle deleghe per andare in assemblea in maniera irregolare, adesso senza i particolari, tanto ormai ci si sono dimenticati di tutti, e finirono quindi avviso di garanzia, poi dopo l'avviso di garanzia udienza preliminare, rinvio a giudizio, soprattutto per l'avvocato Bazzoli, rinviato a giudizio l'avvocato Bazzoli. Ecco, ieri è arrivato il giudizio e non c'è assolutamente un accidente, sono passati 7 anni, dice l'avvocato Bazzoli, non è accettabile che la vita di incensurati cittadini e stimati professionisti sia stata sconvolta, e ha totalmente ragione, però per la miseria in questo paese è mai possibile che a questa constatazione di banale civiltà ci arrivi sempre o chi è appena uscito dal vicende giudiziarie o chi non conta un accidente di niente, perché quando hai posizioni rilevanti, per carità, l'avvocato Bazzoli, Messiano non si sono mai occupati di giornalismo, non è che mica si può fare una... però diciamo, quando sei un soggetto di peso e che ha un ruolo importante in Italia, magari è quello il momento in cui dovresti dire, ragazzi, il nostro paese è attraversato da correnti di inciviltà che dicono che... invece normalmente si sta zitti, insomma, su Pandora Papers stamattina, che siamo noi quelli che difendiamo gli evasori fiscali, abbiamo semplicemente precisato che la foto di una persona che non sai se ha commesso un reato o un illecito finanziario in prima pagina perché c'ha un conto all'estero è un'inciviltà. Bene, purtroppo questa inciviltà ha colpito anche l'avvocato Bazzoli e Masià, quindi diciamo congratulazioni per... ieri hanno saputo di essere innocenti, loro forse lo sapevano già dall'inizio, ma sono passati 7 anni. In conclusione, andiamo anche all'estero. Oggi, lo sappiamo, gli americani e i talebani si incontrano per parlare di Afghanistan, e qui sulla Repubblica, nelle pagine interne, si parla però della strage a Kunduz, l'ISIS, appunto, questo è il titolo, fa strage nella moschea sciita, almeno 55 morti, lo Stato Islamico rivendica l'attentato su Telegram e guerra ai talebani, colpita una delle minoranze più discriminate dagli studenti coranici. Allora, qui sono due questioni in una. La più importante, forse diciamo, la più rilevante, è che, come cercavamo di raccontare nei giorni in cui si parlava solo di Afghanistan, non è che esistono i fondamentalisti da una parte e i buoni da quell'altra. Il mondo dei fondamentalisti è diviso e sono in guerra fra di loro. Il fatto stesso che l'ISIS faccia un attentato a Kunduz la dice tutta, perché oggi non è che puoi dire che quella gente è morta perché l'ISIS sta combattendo contro l'invasore occidentale, perché non c'è più l'invasore occidentale, e del resto l'Afghanistan era in guerra civile quando noi ci siamo andati in Afghanistan. Quindi questa è la primo aspetto. Il secondo aspetto, che proprio ha radici storiche molto più profonde, è che spesso nella nostra parte del mondo si fatica a capire che il principale scontro non è l'Islam contro l'Occidente, grande Satana o la cristianità, ma è sciiti contro sunniti, o meglio sunniti contro sciiti, e questa roba qui pesa, e pesa moltissimo anche nelle attività terroristiche, purtroppo. Davide, siamo partiti in rassegna stampa dal titolo della Repubblica che scriveva pandemia quasi finita, e tu hai detto è un titolo falso, nel senso che Draghi non ha detto questo. Io ti devo fare i complimenti invece per il titolo della Ragione di oggi. Torta e intortati, soprattutto poi per l'illustrazione, la vignetta che c'è sopra, immaginatevi questa grande ciambellona di Homer Simpson con sopra anche le codine colorate e una mano. Una longa mano che arriva a prendere questa torta, e l'articolo è a firma tua. Di che torta parli e chi sono gli intortati? La torta è quella dei 222 miliardi che sono la somma dei quattrini che arrivano dall'Europa per fondi speciali e quelli che arrivano dall'Europa sempre per il piano di recovery. 222 miliardi, mi è preoccupato molto, ma ne abbiamo parlato noi qua nel corso della settimana, le cose che dicono le regioni chiedono la loro parte, il sud il 40%, i comuni non dimenticatevi di... non è quelle 222 miliardi non sono la torta da dividersi, sono gli ingredienti per fare una torta molto più grossa, per far crescere l'economia. Se cominciamo a dire la mia parte è questa, la mia parte è quell'altra, io voglio questo, tenuto presente che la gran parte di quelli che parlano non sanno neanche spendere i soldi,
quindi bisogna stare attenti a non passare da una torta molto interessante a essere intortati, nel senso che i soldi te li vedi passare sotto il naso senza avere creato le condizioni della crescita. Grazie Davide Giacalone anche oggi per la rassegna stampa, ti ritroviamo domani sempre alla stessa ora intorno alle 7:10. Grazie. Grazie a voi e buona radiovisione a tutti.